Sono Antonio Bellanova e faccio parte del gruppo di lavoro del sistema informativo territoriale della Regione Puglia. Ho iniziato il mio percorso lavorativo nel 2006, anno in cui il sistema informativo territoriale ha iniziato a mettere le basi in Regione Puglia, basi che sono state poste attraverso la creazione di un insieme di dati territoriali di base. Dal 2006 a oggi il sistema informativo territoriale è evoluto, così come diceva l'ingegnere Amadio, non più in un insieme di dati territoriali, bensì in un'infrastruttura dati territoriali che in Regione Puglia riconosciamo tutti con l'acronimo Puglia.con, cioè conoscenza condivisa per il governo del territorio. Questo è fatto quindi di un insieme di dati territoriali di base, quali possono essere il database topografico, ortofoto, cartografie tecniche o cartografie tematiche, ma anche da cartografie di tipo specialistiche che provengono dagli uffici regionali e quindi dai loro archivi, tra virgolette, istituzionali, e poi soprattutto il ruolo dell'amministrazione regionale che in tutti questi anni ha visto sempre quello di voler coinvolgere tutti gli uffici regionali affinché arricchiscano di informazione il sistema informativo territoriale e quindi lo facciano evolvere da quindi un insieme di dati territoriali di base a una vera e propria infrastruttura dati. Vedremo poi in seguito cosa è stato creato, così come questa mattina accennava il dottor Donaloia, relativa alle energie rinnovabili. Di quel tipo di esperienze noi ne abbiamo fatte tante. Io sto facendo solo una breve carrellata, ma vi dico subito che oggi in cantiere ce ne sono altrettante che stiamo realizzando, che abbiamo realizzato da pochissimi giorni. Non mi soffermo, dato comunque l'orario, sulle peculiarità del database topografico. Dico solo che già nel 2006 la Regione Puglia intuì l'importanza di seguire degli standard per la restituzione del database, standard che ovviamente erano dettati dal catalogo degli oggetti, il famoso 1007 di Intesa GIS. E quindi con un lavoro alle volte anche certosino fatto insieme al CNIPA si sono riapplicate le specificità tecniche con alle peculiarità di tipo regionale. Il dottor Chielli, che fa parte del gruppo di lavoro principalmente con Leonardo, hanno seguito questo lavoro, che quindi ha portato alla creazione di un database topografico alla scala 5000. Solo su alcuni comuni pugliesi, laddove era disponibile una cartografia al 2000 realizzata comunque di recente rispetto al 2006, è stato fatto l'approfondimento a scala 2000. Qui nell'esempio vediamo un pezzo, uno stralcio di Bari di copertura topologica e lo stesso stralcio di Bari relativa agli elementi della viabilità del database topografico, in cui quindi si vedono le aree di circolazione veicolare con il reticolo stradale. Sul database al 5000 un importante prodotto che è stato costruito e anch'esso rispetta degli standard che in quel momento erano possibili avere è stata la derivazione del 5000 a 25000, cioè gli oggetti territoriali del 5000 sono stati derivati al 25000 e gli standard utilizzati sono stati quelli dell'Istituto Geografico Militare. Difatti l'Istituto Geografico Militare attraverso una convenzione con la Regione Puglia ha collaudato tutti i prodotti cartografici realizzati nel 2006. Questo lavoro di collaudo è stato, quindi questo accordo è stato un accordo a costo zero per le amministrazioni, per l'amministrazione regionale, salvo però permettere l'utilizzo ovviamente all'IGM dei prodotti di loro interesse. E un loro prodotto di interesse è proprio quello del 25000 che loro poi utilizzeranno per la costruzione delle proprie serie, tavolette e derivazioni di cartografia a più alta scala. Due esempi di database 25000, sempre copertura topologica e viabilità. Passo subito agli utilizzi. Faccio una carrellata dei principali utilizzi che ci sono venuti in mente con la dottoressa Caroppo in questi giorni. Ce ne sono sicuramente altri che abbiamo tralasciato e altri ancora che non conosciamo proprio, perché comunque la Regione Puglia fornisce questo tipo di dati in maniera gratuita agli utenti. E cerchiamo sempre di chiedere agli utenti dei feedback sull'utilizzo, che alle volte ci giungono e altre volte no. Quindi sicuramente ci sono degli usi del database topografico che noi oggi come gestori del SIT non conosciamo, ma diciamo questo fa parte del gioco, diciamo, va bene anche così.
comincio a descrivere uno degli usi ed è quello che è stato fatto all'interno della centrale di controllo regionale per il controllo della circolazione delle merci pericolose. Questo è un sistema ad oggi in produzione, un sistema erogato, non è erogato a tutti i cittadini, è rivolto solamente alle prefetture, alla protezione civile e agli enti che gestiscono l'emergenza. Cosa fa questo sistema? Partendo dagli elementi del database topografico, che sono principalmente gli strati dell'edificazione, gli strati della viabilità e gli strati relativi ad altri punti di interesse, che diciamo in questo caso loro definiscono esposto nel loro progetto, quindi relativi all'idrografia ad esempio. In questo loro sistema fanno un calcolo del rischio al verificarsi di un incidente su un mezzo che trasporta merce pericolosa. L'obiettivo finale, quello che descrivo nell'immagine in basso, è quello di consentire di effettuare un calcolo a percorsi che mitighi il rischio da parte dei mezzi. Inoltre questo sistema si basa sì sul database topografico, ma a sua volta su tutta la flotta di trasportatori, quindi di mezzi che trasportano le merci pericolose, abbiamo montato a bordo un GPS che quindi in tempo reale segue tutti gli spostamenti che avvengono. Quindi la schermata che io ho preso era una schermata che in tempo reale, di uno spostamento in tempo reale all'interno della regione. In questa schermata, oltre agli strati database, sono anche di interesse per il calcolo del rischio, quindi della pericolosità, anche gli elementi naturali come possono essere i parchi o i boschi. E in questa schermata successiva vi faccio vedere come gli elementi del database topografico hanno contribuito e permettono di evidenziare gli oggetti a maggior rischio in un buffer di tot metri, in questo caso di 850 metri, nel caso di uno scenario di danno da cloro. Questi oggetti territoriali non si vedono nell'immagine, però non sono solo edifici, ma si tratta anche di ponti e di viadotti. Quindi capite che in questo caso l'utilizzo del database topografico è stato fondamentale, perché in passato con una sola CTR sarebbe stato quasi impossibile ottenere questo tipo di dettaglio. Questo è uno stralcio costruito sulla Statale 7, perché è l'area pugliese dove è maggiore il livello di rischio per la concentrazione dell'ILVA e della raffineria, quindi non è stato fatto a caso questo tipo di studio. Queste immagini successive vediamo sempre la stessa classificazione del rischio, questa volta però non più dal punto di vista degli oggetti territoriali, ma da un punto di vista raster. E in questa mappa, in questa coreografia, oltre agli elementi del database, hanno contribuito al rischio anche gli elementi naturali protetti. Infatti, nella parte in alto a sinistra, è presente la Terra delle Grevine, un parco naturale regionale, di conseguenza quel tratto di Statale 7 ha un più elevato rischio proprio per questo motivo, perché gli elementi non sono solo gli elementi del database topografico, ma anche elementi di tipo naturale. E passiamo adesso a un altro utilizzo dei dati territoriali che in regione stiamo facendo, abbiamo già fatto, che in questo momento stiamo confrontando con quanto fatto dall'ISPRA con la sua recente pubblicazione, con la pubblicazione di maggio, e cioè il consumo di suolo. In questa fase ha partecipato all'analisi del database topografico, ha partecipato all'analisi lo strato 02, quello degli immobili e antropizzazioni. E sono state fatte una serie di considerazioni, di analisi che hanno permesso di caratterizzare, in questo caso vediamo su base comunale, il territorio. La mappa che vedete in figura è una mappa in cui vengono caratterizzati il numero di edifici in aree extraurbane, cioè sono stati stralciati i centri urbani e quindi è stato fatto un calcolo di quanti edifici si trovano all'esterno della cinta cittadina. Vedete come spiccano i comuni della Valle d'Itria, perché ovviamente sono i comuni nella quale questo fenomeno è più intenso.
La stessa rappresentazione è servita, quindi il database topografico può essere utilizzato o viene utilizzato non solo da un punto di vista delle amministrazioni comunali o delle amministrazioni regionali che quindi controllano cosa avviene comune per comune, ma anche per supportare alcune scelte come quelle di tipo paesaggistico. Infatti all'interno del nuovo piano paesaggistico regionale approvato a febbraio del 2015 è presente una distinzione del territorio regionale non per ambiti amministrativi ma per ambiti di paesaggio, cioè per ambiti che presentano determinate caratteristiche di paesaggio uguali. E nella mappa che noi vediamo le perimetrazioni degli ambiti di paesaggio e sempre la concentrazione di edifici, questa volta nei seminativi, quindi nelle aree prettamente agricole. E vediamo come il territorio del Tavoliere o dei Monti Dauni ha una classe molto bassa di edificazione, viceversa sempre la Puglia centrale e la Murgia dei Trulli ha un livello alto di edificazione. E infine in questo altro tipo di rappresentazione spicca la parte del Salento, questo perché tutta la costruzione lungo la costa contribuisce a far sì che questo tipo di dato sposti quell'area in una classe elevata di costruito, quindi di suolo consumato. Alto approccio, quindi quello era un approccio di consumo di suolo puro, quindi utilizzo il database topografico in termini o di numero di edifici o di superficie edificato. L'approccio che qui invece vediamo è un approccio che riprende uno studio fatto per il PTCP di Torino. Noi lo abbiamo riapplicato al territorio regionale pugliese facendo alcune precisazioni e alcune particolareggiando il nostro studio. Quindi partendo dall'edificato del database del 2006, rasterizzando questo edificato, cioè suddividendo il territorio in maglie 5x5 metri, è stata fatta un'analisi di densità di insediativa. Cioè è stato fatto un calcolo di quante celle costruite ci sono attorno a un punto. E quindi poi è stata fatta una suddivisione in classi del territorio regionale. Le classi che abbiamo creato sono sostanzialmente quattro. Aree dense, laddove attorno ad un punto c'è un numero maggiore di 30 celle urbanizzate ad ettaro. Aree di transizione comprese fra 10 e 30, aree libere, c'è un refuso minore di 10 celle ad ettaro, ed aree esterne laddove la densità è pari a zero. Questo tipo di studio ci consente, se lo vediamo sull'intera regione Puglia, di capire come attorno ai singoli centri urbani è nato quell'anello di costruito che comunque varia da zona a zona della Puglia. Infatti vediamo che sempre nella zona di Martina, comunque della Valle d'Itria, è molto più spiccato la presenza di aree di transizione, quindi varie nel valore fra 10 e 30. Viceversa, in aree come quelle del subappennino Dauno, la concentrazione dell'edificato è limitata al centro urbano. I motivi di questo tipo di rappresentazione sono legati a molteplici fattori. Uno fra i principali, il fatto che sul subappennino Dauno, ad esempio, sono presenti una serie di parchi naturali che fungono da detrattori per le costruzioni in generale, quindi diciamo il paese si sviluppa, ma si sviluppa sempre attorno agli assi cittadini e non quindi va a consumare suolo nelle aree naturali o nelle aree agricole. Altro tipo di rappresentazione, va bene, questa qui è una rappresentazione a torta, sempre delle stesse quattro classi. E un altro tipo di rappresentazione ancora è quella in cui la densità insediativa viene rapportata al territorio comunale. Spiccano i comuni di Bari in questo tipo di rappresentazione oppure i comuni lungo la dorsale ionica o la dorsale adriatica, sempre perché comunque sono quelli che maggiormente pagano da un punto di vista del suolo consumato come insediamenti. E passiamo a un altro utilizzo del database topografico. Questa mattina sentivo parlare dell'importanza dei ring 3D, dei contorni e dell'elevazione. È stato utilizzato anche questo dalla regione Puglia.
All'interno di un progetto Interreg Greg Italia denominato Otrions sono state create delle mappe di vulnerabilità sismica e da maremoto. Queste mappe, costruite sulla base dei metodi scientifici nazionali, quello utilizzato da noi è il metodo di Giovinazzi-Lagomarsino, non fa altro che costruire delle mappe di vulnerabilità sismica partendo da una serie di parametri dell'edificato, che sono l'altezza dell'edificio, e qui contribuisce i contorni dell'edificio, il ring 3D, la superficie dell'edificio, alcune caratteristiche strutturali e l'età di costruzione. Quindi il database topografico è stato riutilizzato non solo come contorni, ma prendendo le aree di ingombro di ogni singolo edificio è stata fatta una datazione storica dell'edificio che parte dal catasto d'impianto, e quindi partendo dalla fine 800, inizi 900, passando per la cartografia IGM e altre cartografie storiche disponibili in Regione Puglia, è stata fatta proprio una vera e propria datazione storica degli edifici, che hanno consentito così di classificare il territorio regionale da un punto di vista sismico. Vedete che in questo caso i comuni a più alto rischio sismico sono i comuni del subappennino Dauno. Questo non perché la tipologia costruttiva o l'età di costruzione era più antica, ma perché i dati sismici, cioè concorrono alla vulnerabilità sismica i dati sismici del sottosuolo, e qui siamo in piena zona sismica. Questo è un'altra applicazione. Ho riportato in un'unica slide, ma ne avrei potute riportare tante da questo punto di vista, e poi un po' il percorso che è stato seguito dai colleghi di prima del Trento, dell'autorità di bacino del Trento, credo. E cioè è quello del riutilizzo di alcuni elementi del database topografico per supportare delle scelte pianificatorie. Io qui ho riportato volutamente una tavola del piano paesaggistico regionale relativa alle componenti idrologiche. Il database topografico qui concorre in due modi in questa tavola. Nel primo, il database del 25.000 è la mappa di sfondo dell'intera tavola, quindi perché comunque bisogna rappresentare il sistema di tutele e i vincoli su una cartografia che permette a qualsiasi utente di poter localizzare il vincolo o comunque la tutela paesaggistica. E il secondo, quello che voi vedete come dei reticoli verdi o rossi, non sono altro che gli elementi del database topografico relativi all'idrografia che sono stati oggetto di studi da parte di un pool di studiosi del settore. Cito l'autorità di bacino della Puglia, cito l'ufficio paesaggio, che hanno deciso per ad esempio le componenti della rete ecologica regionale, i reticoli in rosso, di porre delle tutele, perché sostanzialmente questi sono dei reticoli che vanno a coincidere con una serie di fiumi episodici in Puglia, cioè fiumi che non sono attraversati effettivamente da un corso d'acqua se non in determinate condizioni climatiche, quindi a seguito di forti precipitazioni. Quindi vedete che come il database topografico abbia una duplice importanza, sia quello quindi di poter rappresentare il vincolo, ma anche quello di poter estrarre, diciamo, o comunque agevolare il lavoro degli esperti nella ricognizione di questo tipo di vincolistiche. Con gli utilizzi io avrei finito. Però possiamo, introduco subito le integrazioni che stiamo per fare al database topografico. Sempre questa mattina se ne è parlato della creazione del catasto del SINFI, quindi del catasto federato delle infrastrutture. La Regione Puglia, quindi, oltre ad avere un database topografico secondo intesa GIS, che quindi già prevede lo strato delle infrastrutture e che quindi è possibile approfondire con il contenuto delle regole tecniche per le reti di sottoservizi, ha in essere un progetto per la realizzazione di una rete telefonica a banda ultralarga su 140 comuni pugliesi medio-piccoli. Sono questi puntini in rosso che voi vedete qui nella figura. L'operatore di rete incaricato della realizzazione dei lavori, a chiusura, credo che la chiusura sia prevista per giugno o luglio,
consegnerà quindi nei lavori è prevista la consegna glielo abbiamo imposto noi di recente, a seguito quindi proprio dello scambio che c'è stato con Leonardo Danolaloia, consegnerà tutte le progettazioni che debbano seguire le regole tecniche per le reti di sottoservizi, e questo quindi noi riutilizzeremo sia per integrare il database topografico che noi abbiamo, e qui rispondo all'ingegnere Amadio quando diceva in precedenza che comunque una volta creato il database topografico bisogna mettere in campo una serie di azioni che ti consentano di arricchirlo, e due, ci consentiranno poi rispondere a degli obblighi di legge, e cioè quelli di poter concorrere come amministrazione pubblica alla creazione del SINFI stesso. Quindi questo è un altro ovviamente utilizzo, o meglio integrazione, che abbiamo pensato, che sicuramente faremo a breve con il database topografico. In ultimo, in questi anni ci siamo pure cimentati a cercare di aggiornare il database topografico nei suoi elementi. Abbiamo condotto delle sperimentazioni insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia con l'utilizzo di strumentazioni GPS e GIS, o strumentazioni topografiche tradizionali, quindi stazione totale e GPS, che collegate tramite un tablet permettono l'aggiornamento, quindi il rilievo e l'aggiornamento in tempo reale di tutti gli attributi previsti dal database topografico. La sperimentazione sicuramente ci porta a dire che è possibile aggiornare il database topografico con questa strumentazione, però comunque ci sono dei limiti rilievo che bisogna comunque mettere in conto, nel senso che un rilievo topografico tradizionale ti permette un grosso livello di precisione, che comunque il 5000 non bisogna avere. Di conseguenza, per grosse aree sicuramente questo tipo di strumentazione non può sostituire il normale rilievo aerofotogrammetrico. Viceversa, in alcune aree, come possono essere i ponti o i viadotti, o laddove quindi si deve creare una infrastruttura di rete del sottosuolo, a questo punto questa strumentazione si è dimostrata un valido strumento ed è possibile applicarlo da subito. Ovviamente noi abbiamo condotto questi rilievi utilizzando gli strati in locale, non eravamo connessi direttamente alla banca dati, però era un altro tipo di sperimentazione che volevamo condurre, era quello proprio di consentire all'utente di aggiornare la banca dati online e poi procedere alla validazione di quanto fatto dall'operatore e quindi recepire direttamente l'aggiornamento. Diciamo che stiamo lavorando anche per questo, un po' alla volta cerchiamo di arricchire il tutto. E ritorniamo al tema dell'infrastruttura dati territoriale. Quindi noi adesso abbiamo visto una serie di utilizzi del database topografico, però ormai il SIT Puglia non è più dati territoriali, è diventato servizi territoriali, infrastruttura dati territoriali, su cui si poggiano una serie di servizi regionali che qui abbiamo descritto in questa slide, dove ad ognuno di questi settori regionali corrisponde uno o più servizi che gli uffici hanno richiesto e che hanno poggiato sulla nostra infrastruttura di dati. Qui di seguito vediamo ad esempio che già a partire dal 2011 su tutta l'infrastruttura dati territoriale è stato creato, o meglio, gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche caricano i loro provvedimenti. E ad oggi sono stati caricati circa 16.000 provvedimenti di autorizzazione paesaggistica, e questo riguarda non solo la localizzazione, che qui vediamo in mappa, è una zona di Polignano a Mare, sono i poligoni presenti sul territorio, ma ogni poligono è anche collegato il provvedimento di rilascio di autorizzazione, nonché altre informazioni quali il proponente o l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica. Vi faccio capire subito come il SIT è nato come dati territoriali di base. Oggi poi è stato a un certo punto utilizzato, o meglio gli enti territoriali hanno capito l'importanza di poter utilizzare il SIT e di poter arricchire l'informazione con le loro procedure.
E oggi noi abbiamo creato un archivio che ci consente da subito di rispondere, uno, alla trasparenza verso il cittadino, perché noi queste informazioni sono pubbliche, quindi tutti possono vedere ciò che viene reso pubblico al cittadino, e due, permette all'amministrazione regionale, cosa che era quasi impossibile fare se si seguivano i vecchi iter, quello di monitorare ciò che avviene nel territorio, quindi quante autorizzazioni sono rilasciate, dove queste autorizzazioni sono rilasciate, qual è la tipologia di autorizzazioni, qual è la principale o le principali tipologie di opere che vengono fatte. Ovviamente a questo siamo giunti non solo grazie a noi o agli uffici regionali che hanno espresso un'esigenza, ma anche grazie alla parte politica, perché la parte politica ci ha sempre supportato con le corrette normative che hanno imposto ai comuni o agli enti o ai progettisti di rispettare quegli standard, che quindi sono stati recepiti per legge. Solo così ci siamo riusciti a ottenere queste banche dati. In alternativa, ci abbiamo provato in altri casi, abbiamo provato solo con degli accordi a farci caricare a sistema alcune informazioni, ma l'informazione che ci è giunta è sempre un'informazione parziale, non omogenea. Solo, diciamo, calando in maniera politica dall'alto si riesce a ottenere questa informazione. È avvenuta per le autorizzazioni paesaggistiche, è avvenuto per l'energia. Per l'energia, dopo il boom dell'energia a cavallo del 2008-2009, nel 2010 la Regione si è dotata del nuovo strumento pianificatorio che è il Regolamento regionale 24 delle aree non idonee all'installazione regionale e in parallelo, quindi in sinergia, assetto del territorio e sviluppo economico, ha imposto ai progettisti che presentavano rilascio di autorizzazione unica, quindi ha proprio imposto di presentare l'istanza attraverso una procedura informatica, procedura che riguardava sia la parte di inserimento delle informazioni, quindi le relazioni, le polizze, le fideiussioni, dovevano essere caricate tutte nel proprio box, in assenza delle quali non partiva, non si dava avvio al procedimento, quindi era il progettista che aveva l'interesse a caricare tutto in quel modo, tutto con quella metodologia e tutto con quello standard. E quindi dal lato suo la Regione Puglia che cosa ha fatto? Ha dovuto però crearsi una serie di standard, quindi standard non solo di tipo documentale ma anche di tipo progettuale. In questo caso noi vediamo un impianto fotovoltaico dove noi con delle istruzioni tecniche, proprio il nostro centro tecnico del SIT ha fornito allo sviluppo economico, che poi l'ha inserito in una delibera di giunta, ha inserito le informazioni minime che dovevano essere caricate in un file di progettazione e che sono le recinzioni, gli impianti di illuminazione, le cabine primarie, i cavidotti, fino ad arrivare agli impianti fotovoltaici, fino ad arrivare ai moduli fotovoltaici. Vi dico subito che quando fine 2010, inizio 2011, la Regione impose con DGR questo tipo di attività, tutti gli ordini e i professionisti si sono ribellati. Però sono passati al massimo 60 giorni e i primi progetti caricati in un certo modo sono cominciati ad arrivare in regione e piano piano oggi tutti i progetti presentati rispecchiano quello standard. A mio avviso, questa è la, a mio, a nostro avviso, questa è la dimostrazione che il progetto di qualità non è impossibile da raggiungere da parte del progettista, va solo stimolato. Ma oggi è lui stesso che si avvantaggia di questo, perché in passato le progettazioni venivano presentate nelle maniere più disperate possibile, quindi solo cartaceo, solo DVG, solo PDF, non c'era trasparenza nel rilascio delle autorizzazioni uniche, c'era sempre il sospetto che un determinato filone di progettazione andava più avanti di un altro filone di progettazione. Nel momento in cui si crea uno standard e si dice al progettista che questo è lo standard, se non si rispetta questo standard non si parte con la valutazione del progetto, la gente, i professionisti si sono messi e si sono adeguati, quindi vuol dire che non è un obiettivo irrealizzabile, è solo un po' di buona volontà, diciamo, e accantonare certi vecchi costumi, diciamo, della progettazione. Sulla scorta di queste esperienze, quindi inizialmente autorizzazioni paesaggistiche passando per le energie rinnovabili, poi sono molti gli uffici regionali che hanno fatto richiesta di informatizzare le loro procedure. Uno fra questi è la gestione dei bandi di PSR per la tutela della biodiversità, quelli che la Regione ha definito bandi per gli agricoltori custodi.
praticamente si distribuiscono dei fondi agli agricoltori che mantengono delle cultivar disponibili sempre nel bando, che quindi salvaguardano all'interno della regione Puglia. Ad oggi le cultivar diverse caricate a sistema sono 272, quindi un grosso patrimonio di cultivar diverse, e le aziende che hanno partecipato al bando sono 903. Anche qui la partecipazione al bando prevede il disegno online quindi degli alberi o degli appezzamenti di terreno in cui sono presenti queste cultivar. Anche qui è stata fatta, però questo lo dobbiamo dire, in ognuno dei casi, anche quelli precedenti, qui sono state proprio fatte delle giornate di studio con l'ordine degli agronomi, che ovviamente rispondevano per le aziende agricole, nella quale è stato mostrato il sistema e quindi con i quali si è anche interloquito per cercare di rispondere alle loro esigenze, perché non è sempre un sistema che noi caliamo dall'alto, ma cerchiamo sempre un feedback con l'utenza, perché noi stessi non possiamo, diciamo, accorgerci di certi problemi se non attraverso dei feedback con l'utenza. Altro esempio, quello relativo al settore ambiente, qui le istanze di esclusione da procedura di VAS, stessa medesima logica, quello del caricamento dei file vettoriali e del caricamento delle informazioni relative alla progettazione in corso, alla valutazione ambientale strategica in corso. Chiudo, ma non è questo l'ultimo, è però quello che oggi è maggiormente, che ci sta diciamo creando maggiori problemi in questo momento, ed è quello del servizio creato per l'osservatorio fitosanitario e per l'emergenza Xylella, quindi a supporto del commissario straordinario che oggi c'è. Riflettevo prima a pranzo come la Regione Puglia in pochissimo tempo, perché questa emergenza è scaturita a fine 2013, noi siamo stati coinvolti a giugno 2014, a oggi abbiamo creato un sistema che riesce a seguire sia il campionamento in campo degli alberi che possono essere sani o sospetti di malattia, seguiamo quel campione collegandolo ai risultati di laboratorio, seguiamo la regione, il Ministero e la Commissione Europea per la definizione delle zone delimitate. Ad oggi credo che sono state realizzate 12 o 13 definizioni di zone delimitate, piano piano la zona delimitata si è sempre andata estendendo verso nord. E oltre a questo gestisce pure le informazioni legate ai proprietari dei terreni dove vanno applicate le misure del piano, una fra tutte è quella dell'eradicazione. La mia riflessione è questa: senza i dati territoriali di base, uno di questi è il database topografico, qui importante è anche il dato catastale. Noi partecipiamo al progetto Sigmater, quindi con l'Agenzia del Territorio riusciamo a riutilizzare le informazioni catastali, sia cartografiche che censuarie, e quindi possiamo avere anche quell'altro tipo di rapporto con l'Agenzia del Territorio. Quindi senza quella infrastruttura dati territoriali di base, sulla quale l'amministrazione regionale pugliese ha puntatosi da subito, noi oggi difficilmente avremo risposto in pochi mesi a questo tipo di emergenza o a questa richiesta che ci viene dalla comunità. Chiudo dicendo che a posto mio oggi ci doveva essere la dottoressa Caroppo, che è stata chiamata due giorni fa in una commissione congiunta regionale sviluppo economico, ambiente e agricoltura sul tema. Chiudo dicendo che tutti questi servizi che noi abbiamo creato, quindi a seconda delle aree tematiche, creano a loro volta, quindi da parte dell'ambiente, del settore che lo sta utilizzando, una sua banca dati che viene da subito recepita dal sistema informativo territoriale e resa pubblica a chi ne fa richiesta. Quindi volendoli suddividere, assetto del territorio, le classiche cartografie o le classiche ortofoto, passando per i parchi e le aree protette, quindi la rete Natura 2000, andando per il paesaggio in cui sono stati recepiti tutti i piani regionali, la pianificazione regionale, quindi il vecchio PUTT, il nuovo piano paesaggistico, il piano regionale delle coste, gli indicatori che abbiamo visti prima,
passando per l'urbanistica, dove anche qui noi stiamo svolgendo un lavoro di dematerializzazione. Non solo quindi i nuovi piani urbanistici generali vengono presentati rispettando delle istruzioni tecniche che noi forniamo, ma tutta quella che è la pianificazione comunale passata, tuttora vigente, noi comunque l'abbiamo dematerializzata e resa disponibile sul SIT, sempre perché è una esigenza che è venuta fuori dagli uffici regionali e che risponde anche questa ai caratteri di trasparenza a cui l'amministrazione pubblica deve per forza rispondere. Per chiudere col demanio, che è un altro grosso archivio di cui ci stiamo dotando. Io avrei concluso se non ci sono domande.